commenti del principe Harry sul tentativo di proteggere la regina potrebbero essere stati un colpo diretto allo staff di Buckingham Palace che cercava di danneggiare il suo marchio e quello di Meghan, ha affermato un esperto di reputazione, il duca di Sussex. Parlando a Today della NBC mentre era a L'Aia, ha detto che stava facendo degli sforzi per vedere la regina circondata dalle persone giuste, quindi è protetta. Quindi ha evitato la domanda se gli mancasse suo fratello, il principe William, e padre, il principe Carlo. Il presidente di Reputation Management Consultants. Eric Schiffer, ha descritto come le osservazioni avrebbero potuto essere destinate al personale dello studio che cercava di creare lacerazioni al marchio suo e di Meghan, ha detto che la sua posizione forte riflette probabilmente le diverse aspettative del pubblico britannico rispetto a quello americano. Ha detto a Newsweek, il suo desiderio di chiamare in causa coloro che sono vicini alla regina che non la stanno servendo è un colpo diretto ai consulenti di Buckingham Palace e a quelli che potrebbe vedere come un tentativo di creare lacerazioni al marchio suo e di Meghan. Ha aggiunto che, era ancora una volta un confine che voleva mettere in atto. Ha continuato a dire che Harry probabilmente si sentiva molto bene e che agli americani piacciono le figure che prenderanno una posizione. Il signor Schiffer ha affermato, in questo caso, si sta tirando indietro perché sta dicendo che interferisce con la sua capacità di connettersi e relazionarsi con la sua famiglia. Questo, penso, servirà a lui e sicuramente al suo rapporto con la regina. Punto punto. Poco prima di arrivare nei Paesi Bassi per la quinta edizione dei Giochi Invictus, il principe Harry e la moglie Meghan si sono fermati nel Regno Unito per fare visita alla nonna del duca, la regina. È stata la prima visita che Meghan ha fatto nel Regno Unito da quando lei e il principe Harry hanno rinunciato ai doveri reali e si sono trasferiti nel suo stato natale della California nel marzo 2020.